Il centro oggi ha protestato anche la Lega Nord, vediamo. Una protesta composta, quella della Lega contro l'arrivo dei profughi in via Macello a Bolzano. È vero che 40 persone che arrivano al centro di accoglienza di Bolzano sono solo 40, indubbiamente, ma la nostra paura è che nei prossimi mesi possono diventare molti di più. Noi non abbiamo più risorse in Alto Adige per mantenere gli uffici di polizia, viene chiuso il commissariato di Bressanone, il commissariato di Merano, la Polfer del Brenner, la Polfer di Fortezza, la Polfer di San Candido. Ci dicono che non ci sono più risorse per mantenere questi uffici e poi abbiamo invece soldi per mantenere persone che vengono qua. È nel loro diritto protestare, lo stanno facendo pacificamente, niente in contrario, dice questo profugo afghano. Il mio messaggio, dice quest'altro, per questi manifestanti è che siamo qui per i gravi problemi che ci sono nel nostro paese. Anche questo giovane del Mali lo ribadisce in italiano. Ancora qui c'è un po' problema per permettori, per mangiare, c'è anche problema un po' per documenti, perché adesso c'è tanta gente qui, non c'è documento, non c'è lavoro, ancora guarda per situazioni per noi. Si parla di costi, di quanto serve mantenerli. Quello che prenderanno sono circa 40 euro al giorno, più ricariche telefoniche e quello che ne consegue, e sono provvedimenti in totale contraddizione. Da una parte ci dicono che non ci sono soldi, poi ci sono soldi per accogliere queste persone. Quando governava il ministro Maroni, quando governava il centrodestra, venivano fatti i controlli alle frontiere, sulle acque dei paesi di partenza, e le navi venivano, diciamo, mantenute sulle loro acque di pertinenza. Il costo pro capita di circa 25 euro al giorno, più una scheda telefonica appena arrivata per poter chiamare casa. Occupano tutti i posti e container della protezione civile. Succedesse qualcosa, ce lo pigliamo sui denti noi o andiamo sotto il ponte. C'è chi protesta e c'è chi ha dimostrato la propria generosità portando vestiti. Non ha dato io.